Salve a tutti, sono Mario Contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il canale Universo del Mistero. Oggi parleremo di fotografie ritraenti presunte entità spiritiche. Prima vi invito ad iscrivervi al canale e a selezionare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Potrebbe essere realmente possibile fotografare un'anomalia riconducibile al mondo del paranormale? Ossia una di quelle anomalie che di solito vengono ricondotte alla presenza di esseri intangibili, spesso definiti fantasmi, demoni, jinn e via discorrendo? Sì, in teoria ciò potrebbe essere possibile, anche con una comune macchina fotografica. Partiamo con lo specificare che in questo video parliamo di teorie e supposizioni, non di certezze e verità. Esistono diversi tipi di anomalie. Ad esempio, esseri capaci di rendersi impercettibili a noi umani sfruttando la limitatezza dei nostri sensi, oppure anomalie dovute a manifestazioni che potremmo definire olografiche, ossia immagini e suoni reali, visibili nella nostra realtà, ma appartenenti ad una realtà differente, forse ad un cronotopo differente, anomalie spazio-temporali delle quali possiamo essere solo spettatori. In entrambi i casi, qualora tali manifestazioni risultassero visibili ad occhio nudo e persino udibili, allora potrebbe essere possibile fotografarle e registrarle tramite comunissimi apparecchi, quindi fotocamere, videocamere, comuni registratori vocali. Diverso è il caso in cui il ricercatore voglia stanare qualcosa che si cela alla vista e ai sensi dell'uomo. In tal caso occorre utilizzare strumenti capaci di ampliare la nostra percezione sia visiva che uditiva. Fotografia ad infrarosso, fotografia ultravioletta, sensori termici, rilevatori di infrasuoni ed ultrasuoni, eccetera. Restando nell'ambito della fotografia classica, quella comune per intenderci, esistono molte immagini ritraenti presunti spettri. Quasi tutte queste fotografie sono false, montaggi creati con tecniche fotografiche come la doppia esposizione, oppure tramite l'utilizzo di software per l'elaborazione digitale delle immagini. Scoprire tali inganni è molto semplice, bastano le giuste competenze. Altre foto sono autentiche, non contraffatte, ma ritraggono pareidolie, ossia immagini che con il paranormale non hanno nulla a che fare, ma che vengono associate a quest'ambito perché nel vapore acqueo, ad esempio, si preferisce vedere un viso, un corpo, un animale, eccetera. Della pareidolia abbiamo parlato in un precedente video che vi invito a visionare. Una piccola parte di queste foto però contiene effettivamente immagini anomale, non spiegabili razionalmente e meritevoli di attenzione. Il problema principale è il gran numero di falsi che oscura la piccola percentuale di foto realmente interessanti nell'ambito dei fenomeni paranormali. A volte si mostrano foto autentiche, delle quali è possibile accertare l'autenticità analizzando il file primario, ma che contengono fenomeni palesemente falsi. Foto autentica non significa fenomeno autentico. Personalmente ho sempre evitato di giudicare l'operato dei vari gruppi di ghost hunters, anche perché sono palesemente in disaccordo con la metodica inadatta di quasi tutti loro, e per tale motivo non ho mai accettato di analizzare materiale fotografico di altri team di ricerca, eccetto rare eccezioni, nonostante io abbia diplomi in software grafici professionali, ergo buone conoscenze di analisi fotografica. Alcuni team si nascondono dietro la falsa barriera del file primario, solitamente il formato RAW, in un formato in cui la macchina fotografica digitale, la Reflex soprattutto, nomina i propri file prima di qualsiasi modifica da parte di qualsiasi software di elaborazione. Ovviamente la foto originale non può essere la prova di un fenomeno autentico. Se in una stanza nascondessi un vaporizzatore e scattassi una foto contenente una condensazione biancastra anomala fatta passare per anomalia, avrei uno scatto originale, ma di un fenomeno falso. Esempio che spero sia utile a farvi comprendere che non bisogna mai prendere tutto per oro colato.
i team più seri lasciano il proprio materiale, i negativi digitali, a disposizione di chiunque volesse poi analizzarli autonomamente. Oltretutto, lavorare con file primari è auspicabile perché i dati delle foto memorizzati con tale formato possiedono maggiori informazioni, non essendo stati processati in alcun modo. Infatti, RAW significa grezzo. Capirete che nel ghostwriting, ad esempio, questo è estremamente importante. Ricapitolando, è possibile fotografare un'anomalia comune con macchina fotografica comune? Sì. Assolutamente sì, ma attenzione sempre ai falsi e alla pareidolia. Bene, spero che anche questo argomento vi sia piaciuto e vi do appuntamento al prossimo video.